Il Sora torna a vincere dopo un mese e mezzo battendo 1-0 il Vasto Girardi nello scontro salvezza disputato allo Stadio Tomei per la 19ª giornata del campionato di Serie D Girone F. Sora che parte subito bene dopo due occasioni, la prima al sesto con Gubellini che tira debolmente con il portiere ospite para, all'ottavo un colpo di testa alto di poco di Dio. Al nono il gol che deciderà il match con lo stesso di Dio, che insacca porta praticamente vuota dopo un tiro di Gubellini respinto dal portiere, e sulla palla vacante si avventa il numero 9 bianconero a siglare il suo primo gol con la maglia del Sora. Al trentesimo ancora Sora in evidenza con un destro di Irillo deviato parato dal portiere ospite Cerroni. Il Vasto Girardi cerca una reazione al 38esimo, è pericoloso su un calcio di punizione con lo specialista Ruggeri, su cui Simoncelli si supera andando a volare verso l'incrocio dei pali e deviare il pallone in calcio d'angolo. Nel secondo tempo la partita diventa molto più nervosa, meno occasioni da rete, però il Sora che cerca il raddoppio ma non lo riesce ad ottenere. Al terzo un tiro cross di Mastrantoni su cui nessuno riesce nella deviazione vincente, poi al tredicesimo una punizione centrale del neoentrato Tribelli bloccata da Cerroni. Al sedicesimo episodio dubbio, gol annullato al Sora per un fuorigioco di Orazzo che insacca il pallone in rete dopo una respinta di Cerrone sul colpo di testa di Gubellini, però a quanto pare il giocatore del Sora aveva ricevuto palla da un difensore del Vasto Girardi. Il Sora si compatta, si difende, partita molto nervosa, il Vasto Girardi ci prova fino alla fine e dopo il settimo minuto di recupero addirittura Caon manda di poco fuori una ottima occasione, ma il guardaline aveva sbandierato la posizione irregolare del numero 7 del Vasto Girardi. Finisce così 1-0, importante vittoria con il Sora che sale a 22 punti in classifica distanziando gli inseguitori.